Grappa di Barolo 8 anni. Noi abbiamo diverse declinazioni di Grappa di Barolo, perché siamo proprio nel territorio di Langhe, dove il Barolo è considerato, Giovanni è ovviamente il re dei vini. Tra l'altro il Barolo è uno dei due vini più importanti, se non il più, a livello internazionale come qualità, come vini italiani. Abbiamo, vabbè, Brunello di Montalcino, il Barolo, poi a seguire ovviamente Barbaresco e Amarone. Il Barolo, in questo caso, sono bucce d'uva che arrivano da produttori, come dicevamo prima, di grande importanza e che producono bottiglie a alto livello qualitativo. Questa grappa fa, dopo il canonico anno e mezzo in botti d'acciaio, viene poi spostata prima in botti un po' più grandi da 2000 litri e poi dopo fa gli ultimi anni finali, gli ultimi 5 anni finali in tonno di rovere più piccole, fino a raggiungere un invecchiamento totale solo in legno, di 8 anni. Quindi questo invecchiamento così lungo rende la grappa non solo molto complessa, ma assolutamente estremamente morbida e vellutata. E quindi procediamo anche qui all'assaggio. Qui il colore è un ambrato intenso, come vedi. Abbiamo dei profumi molto morbidi e allo stesso tempo un'esplosione di complessità, di diversi aromi, tra cui moltissimo il rovere, frutti rossi maturi, e al palato possiamo di nuovo, abbiamo questa texture, diciamo, molto complessa e che si esprime con diversi sapori che esplodono poi uno dietro l'altro. Una vera chicca, secondo me, è una grappa proprio da godere con calma e che sa regalare delle emozioni uniche e soprattutto sa trasferire tutte le caratteristiche dell'uva Nebbiolo da Barolo all'interno di un distillato unico ed elegante.